Siamo con il direttore sportivo De Simone, oggi primo allenamento della Nerostellati Frattese. Partiamo subito con una domanda tecnica. Come ha impostato la squadra per quest'anno? Abbiamo cercato innanzitutto di riconfermare quelli là dello scorso anno, che erano giocatori che noi ci abbiamo creduto fino da 2 anni a questa parte, e in più di inserire una squadra giovane per poter poi dare seguito a questo progetto fino a lunga scadenza. Quindi gli innesti sono stati fatti in prospettiva futura? Sì, perché infatti è una squadra che porta una media di 22,5 anni, quindi una squadra giovane, una squadra che deve crescere, una squadra che va aiutata sia da parte dei tifosi, lo spero, è una squadra che sicuramente farà, dirà la sua in questo campionato qua, perché ci credo in quello che tra io e il mister abbiamo scelto come calciatore. Dirà la sua, in che modo e quali sono le prospettive, insomma, a cosa puntiamo? Ma le prospettive, io in questo momento qua, proprio essendo una squadra giovane, non posso fare, diciamo, cioè non bisogna parlare di prospettive, bisogna solo credere in questi ragazzi, e il primo obiettivo è la salvezza. Cioè, una volta raggiunto poi la salvezza ci toglieremo qualche soddisfazione. Quindi non facciamo promesse, ma non ci poniamo limiti come gli anni scorsi in pratica? Ma io sono abituato prima a pensare quello, cioè la salvezza, proprio perché noi dobbiamo cercare di blindare questa categoria, per poi, essendo una squadra giovane, per poter poi puntare per il prosieguo di questo progetto. Qualche nome che, come dire, gli ha procurato una certa soddisfazione quando è riuscito ad ingaggiarlo? Ma sono tutti giovani che io e il mister avevamo seguito, e quindi non ce n'è uno, cioè è normale che sono giovani, che qualcuno magari veniva da qualche annata che non si è espresso bene, ma non solo, perché magari per il suo valore, un pochettino per le difficoltà, parlo di buona volontà, perché la squadra va costruita pure sotto le motivazioni dei calciatori, dell'uomo, e quindi sono calciatori che comunque hanno fatto bene in altre situazioni, e in più pure perché in effetti se andiamo a vedere i giocatori che sono arrivati a Frattavaggiore sono giovani, qualcuno è esperto, però sono giocatori che l'anno scorso hanno tutti fatto i playoff per vincere il campionato. Quindi un mix di giovani e di esperti, insomma. Sì, è un misto tra giovani e esperti, però esperti perché hanno un passato alle spalle, perché se noi andiamo a vedere i vari Toscano, i vari Claudio Costanzo, i vari Falco, cioè hanno comunque 10-12 campionati tra Serie Lega Pro e Interregionale. La Serie D, dove avremo anche un under in più, sono 4 da schierare. Ma noi dobbiamo coesistere, ma non solo la Frattese, penso tutte le società devono coesistere con i 4 under, e quindi pure noi abbiamo cercato, pure attraverso degli under, di costruire una squadra il 50% di under, perché lo permette proprio per a disposizione del mister, cioè di tutti questi under. Adesso le faccio una domanda, provando ad uscire anche un po' dal contesto locale. Abbiamo visto la figura, anzi figuraccia, che ha fatto l'Italia a questi mondiali. Come si rifonda il calcio italiano, partendo anche da queste categorie? Ma è normale, perché mi ricordo quando giocavo io, di solito le squadre c'erano solo 3 stranieri, cioè oggi vedi tutte le squadre di Serie A portano un 8-11 di stranieri, addirittura qualche squadra addirittura 10-11, e quindi danno poco spazio, pure perché in effetti quando interregionale mettono l'obbligo di puntare su dei giovani, e quindi l'obbligo di far giocare degli under, ed è giusto che poi loro, comunque uno ci lavora vicino, ce li porta a certi livelli e poi magari trovano poco spazio in alto. Grazie mille. Siamo con il mister Teore Grimaldi. Primo allenamento, domanda secca, com'è andata? Intanto ancora deve finire, però vedo ragazzi che si applicano, sono venuti con il piglio giusto, come è giusto che sia.
perché abbiamo, grazie a Marco Di Simone, abbiamo costruito una squadra giovane, con voglia di fare, con grandi ambizioni. E onestamente, anche se sono solo 2 ore di lavoro, ci sono i buoni propositi per fare bene. Adotteremo qualche schema diverso rispetto alla scorsa stagione. La D è un campionato ovviamente diverso, più difficile. Ah, più che schemi, cerchiamo sempre di proporre un gioco propositivo, anche perché, ti ripeto, abbiamo fatto una squadra con queste caratteristiche, adottando quelli che sono i nostri principi del modello di gioco, quindi sulla stessa falsa riga di questi anni, voglio dire, cercando di giocare un buon calcio e di far crescere tutti i giovani. Sarà una squadra offensiva come quella degli anni scorsi? Ma più che squadra offensiva, una mentalità propositiva, direi. Saranno 4 under stavolta, quindi non abbiamo nessun tipo di problema, perché ce ne abbiamo in abbondanza, quindi ci sarà spazio. Giocare tanti, insomma. Ma penso di sì. Bisogna puntare, soprattutto in questo momento storico del calcio in generale, bisogna, secondo me, nulla togliere, diciamo, agli over, però essendo, bisogna puntare sui giovani. Puntando sui giovani, dove si può arrivare quest'anno? Ma intanto, non per essere ripetitivi, ci troviamo catapultati in una categoria che non pensavo assolutamente di raggiungere solo dopo appena 2 anni, però sai, adesso ci troviamo, abbiamo fatto, secondo me, una squadra per puntare alla salvezza. Una domanda tecnica che però riguarda il suo ruolo stavolta. Abbiamo visto un'altra persona in panchina, un professionista del territorio, Dino Pezzella. Una novità di quest'anno, un'altra novità? Sì, ci sono state, come si dice, delle new entry. C'è stato l'entrata di Dino Pezzella come collaboratore tecnico, e Dino ci conosciamo da anni, un ragazzo che stimo. Intanto è una persona per bene, chi lo conosce lo sa benissimo. E poi un ragazzo molto preparato. Poi abbiamo Gianluca Santoriello, che è il nostro massaggiatore fisioterapista, che è un'altra persona preparata, io conoscevo già ai tempi del Napoli, quindi ci siamo ritrovati qui a Frattamaggiore. E niente, abbiamo Giuseppe Perna, che ci farà da supporto come scouting per quanto concerne la nostra squadra e gli avversari. C'è stata un po' di novità e speriamo di fare bene, speriamo innanzitutto di regalare soddisfazioni a questi tifosi. Oggi, onestamente, primo allenamento, più di 100 persone ad accogliere questi ragazzi, e ancora una volta la parte sana e competente di questa città ha dimostrato di voler bene a questa maglia. Lei ha sempre avuto un rapporto particolare con i tifosi. Che cosa si sente di dirgli, non dico di promettergli, ma di dirgli per questa promesse stagione? Promesse non ne ho mai fatte, non se ne fanno. So dire di lavorare sempre con il massimo impegno, di onorare sempre questa maglia che è la mia, la loro, della nostra città. E forse ti dico di più, soprattutto per quanto concerne gli ultimi giorni. Tu lo sai che in ogni posto ci sono i pro e i contro. Vabbè, i contro sono forse più dettati da altre situazioni che non mi appartengono, però noi, io e Marco, facciamo un calcio, noi lo definiamo un calcio strano, perché facciamo un calcio tutto nostro. Però ti stavo dicendo, forse la spinta a rimanere alla guida della squadra della mia città è stata dettata proprio dal fatto di avere dal mio fianco e il supporto di tantissimi miei concittadini. Allora, mister, chiudiamo questa prima intervista, sì, con un Forza Frattese, insomma. Sì, sempre, sempre, sempre Forza Frattese, passione unica. Grazie. Grazie a voi. Sono già cariche. Noi vogliamo vincere, noi vogliamo vincere. Presidente, la prima domanda gli hanno fatti i tifosi: noi vogliamo vincere quest'anno, vinceremo anche quest'anno, insomma. Ma sicuramente questo sarà un campionato per noi importante, sarà un campionato di assestamento, perché comunque la categoria è una categoria che comunque è molto più difficile rispetto alle altre due che abbiamo affrontato. Ovviamente noi, come ho detto più volte, non andiamo sul campo per perdere le partite, anzi ce le giochiamo fino alla fine, però ci rendiamo conto che ci andremo a scontrare con delle piazze importanti, e lavorando con la massima serenità come abbiamo fatto fino ad oggi, siamo convinti che i risultati arriveranno. Spostiamoci, che sennò ci arriva qualche pallonata. Concentrazione, però paura per nessuno. No, ma la paura, guarda, quando si lavora in qualità, quando si scelgono
le persone giuste, dei professionisti giusti che ci affiancano nel progetto, sicuramente i risultati poi con il lavoro arrivano, quindi con la massima serenità. Ma stiamo proprio rischiando qui. Sì, io direi di spostarsi. Le sue emozioni questo primo giorno di allenamento? Abbiamo lavorato intensamente questi 2 mesi con i soci, lavorando soprattutto sui budget dei costi e insieme ovviamente a Marco Di Simone e a Teure, che si sono occupati del lato tecnico. Ovviamente abbiamo cercato di allestire una squadra che potesse ben figurare in questo campionato, quindi ora dobbiamo solo andare con la massima serenità in ritiro e poi affrontare le partite una dopo l'altra. Quali sono le maggiori difficoltà che comunque un presidente giovane si trova ad affrontare in questo campo e in questo periodo? Ma sicuramente la piazza di Frattamaggiore è una piazza che ovviamente per la storicità della squadra e per l'importanza che comunque ha sempre vissuto qui il calcio a Frattamaggiore è una piazza che comunque merita, quindi la difficoltà è essere in grado di allestire una squadra ai livelli che comunque merita Frattamaggiore. Poi purtroppo il periodo che stiamo attraversando sotto il lato imprenditoriale per tutti ci limita nella ricerca degli sponsor, che comunque le attività che oggi sono disposte a, diciamo, a investire sono sempre poche, però stiamo cercando con i nuovi ingressi di Roberto Gargiulo e di Francesco Celentano di trovare degli sponsor di qualità che ci aiutino nel progetto. Però abbiamo visto comunque molti innesti anche quest'anno, quindi per i giocatori ha fatto molto questa società, vuol dire certo, che l'ambizione c'è, insomma. Ma il budget importante è stato investito quest'anno soprattutto sui giocatori, perché comunque li riteniamo ovviamente il fulcro di tutta l'attività sportiva, quindi abbiamo fatto dei sacrifici innanzitutto noi soci e poi abbiamo avuto la fortuna di incontrare sul nostro percorso comunque degli sponsor che fino ad oggi ci hanno seguito dalla promozione. Quindi, si sente di dire ai tifosi che appena entrato in campo gli hanno dedicato questo coro? Ma i tifosi sono sempre splendidi con tutti noi soci, con la Frattese, con tutto il nostro staff. Ovviamente gli dico di stare sereni e di affrontare le partite singolarmente senza avere nessun tipo di problema sotto il lato dell'ansia dello sport, ansia agonistica. Quindi li invito tutti quanti a seguirci, a stare al nostro fianco come hanno fatto in questi 2 anni. Cioè, un po' come Benitez, si imprisa però si impausa, senza fretta però senza pausa. Sì, infatti la pausa bisogna già ce la siamo presi per 2 mesi, ora bisogna lavorare. Grazie mille. Grazie a te.